Andrea Braga per MSCTV, qual è il senso di essere qui oggi alla nave della legalità? Beh, ogni anno, l'anno scorso da Napoli, quest'anno solo una nave, e legare l'Italia, l'isola, Palermo, Civitavecchia, ma qui sulla nave salgono giovani, ragazzi, bambini delle scuole di tutta Italia. È un bel momento di riflessione, ma anche di responsabilità e di impegno. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone facevano parte di una squadra che la coordinava Nino Caponnetto. Nino Caponnetto un giorno disse: la mafia teme più la scuola che la giustizia. L'istruzione taglierebbe sotto i piedi la cultura mafiosa. È vero, questo mondo della scuola qui, che rappresenta tanti tanti altri, è per dire che c'è bisogno di sapere, di conoscenza, di profondità. Conoscere per diventare persone più responsabili, per non essere cittadini a intermittenza, ma per non essere persone che di fronte a certe tragedie si commuovono solo. Non basta commuoversi, bisogna muoversi di più tutti. Questa è l'eredità che ci hanno lasciato Falcone e Borsellino. Mi auguro che il prossimo anno però su questa nave ci sia un altro grande stendardo con tutte le foto dei ragazzi della Polizia di Stato di scorta che sono morti. Perché il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome, anche il loro nome, anche i loro volti. Sono morti per la stessa ragione che hanno perso la vita i due grandi magistrati, Francesca Morvillo, cioè per la libertà e la democrazia di tutti noi. E quindi secondo lei qual è, insieme oggi alla scuola che qui era presente, il significato che assume il ricordo? Beh, c'è la responsabilità della memoria. Una memoria che deve essere trasmessa, abbiamo il dovere della memoria, una memoria che non deve essere celebrazione, non deve essere retorica, non è un evento, e perché non sia un evento è necessario che diventi impegno, un impegno non saltuario, ma 365 giorni all'anno, cominciando dalle piccole cose, in un orizzonte di normalità, di quotidianità. Una memoria che si fa carne, che si fa vita, che si fa impegno, che comincia dalla voglia di studiare, di conoscere a scuola, ma crescendo anche assumerci le nostre parti di responsabilità, che vuol dire essere cittadini veri. Grazie per le sue parole, un saluto da Andrea Braga per MSCTV.